100 Gianni Rodari, in occasione appunto dei 100 anni dalla nascita di questo grandissimo scrittore che ha veramente contraddistinto la letteratura infantile e non solo, sono stati raccolti dei disegni che provengono da 43 artisti italiani e stranieri. Noi col gruppo di Urban Sketchers di Manuela e di altri professori abbiamo fatto questa iniziativa proprio per dare importanza a Gianni Rodari. Io come uomo di scuola l'ho apprezzato tanto, perché Gianni Rodari io l'ho conosciuto come maestro, e come maestro è stato eccezionale. Rodari per i bambini è stato fondamentale, sì, per i bambini e per i grandi, perché io come uomo di scuola leggevo le filastrocche e dalle filastrocche imparavo come comportarsi con i bambini. Nella scuola ci vuole questo, la creatività, la fantasia, l'intelligenza. È stato difficile realizzare questa mostra? No, è stata una scoperta anche per la rilettura che abbiamo affrontato, perché ognuno, ispirandosi alle opere di Gianni Rodari, ha dato la propria interpretazione dell'opera. Quindi è stata una riscoperta per tutti i messaggi che i testi di Rodari continuano a mandare, quindi soprattutto le riflessioni di Rodari sul ruolo della creatività e dell'immaginazione che hanno le sue opere rivolte ai ragazzi. Cioè, lui ha cercato di valorizzare i ragazzi proponendo un insegnamento non legato a schemi superati, anacronistici. Ha cercato di valorizzare l'ascolto con i ragazzi. Quindi il suo testo fondamentale è Grammatica della fantasia, che offre ancora tantissimi spunti di riflessione per gli insegnanti.